Buongiorno, proseguo con i riassunti del libro La Banda d'Italia, che parla della Banca d'Italia. Vi ricordo che trovate i riassunti di altri 6-7 libri in materia bancaria e finanziaria e di una quarantina in altre materie, comunque sempre di quotidianità, quindi in materia assolutamente terra-terra, nella mia sezione indispensabili nel mio sito. Ora siamo arrivati alla postfazione di questo libro e la postfazione è particolare perché non parla di Banca d'Italia, ma della Banca Centrale Europea, che è ancora più importante, anzi è decisamente molto più importante di Banca d'Italia. Postfazione che è stata scritta da Luca Ciarrocca, che è l'autore anche del libro I padroni del mondo, e questo è uno dei libri che trovate già riassunto appunto nel mio sito, quindi vi invito a leggerlo. Luca Ciarrocca è un giornalista italiano che vive da molti anni a New York e quindi ha una visione decisamente internazionale della finanza. Allora, l'economia mondiale rimane sulla stessa strada piena di ostacoli in cui si trova da quando è emersa dalla crisi finanziaria globale del 2008. È il risultato di politiche e strategie sbagliate decise dalle grandi banche centrali, nonché di errori commessi in Europa, soprattutto per le manie della Germania. Le politiche di austerità hanno determinato, tra l'altro, il calo dei tassi di interesse. Ma ciò non sta spingendo le persone a chiedere denaro in prestito per consumare o comprare beni, visto che siamo tutti in uno stato d'ansia per il nostro futuro. Molti ancora non lo capiscono, ma saremo schiacciati dai tassi sotto zero voluti da Draghi con la sua disperata manovra per evitare deflazione e stagnazione. Una scelta di classe che ha elargito 1.114 miliardi di euro alle banche, e ovviamente non a noi cittadini. La realtà è che in Europa Draghi ha cominciato a esercitare una funzione politica supplente, prendendo posto e ruolo tipici del governo, nel momento più critico della crisi dell'euro. La questione chiave era spingere a varie riprese l'acceleratore dell'integrazione bancaria e monetaria in assenza di quella politica. Negli anni più recenti ci sono state varie fasi in cui, in effetti, l'intera architettura UE, una facciata basata su una moneta comune, unico caso nella storia in cui la valuta nasce prima che esista uno Stato, dicevo, l'intera architettura UE stava sul punto di collassare. Ci fu a questo punto il Fiscal Compact lanciato da Draghi, cioè la prima grossa ciambella di salvataggio per le banche private, consistente nel cosiddetto LTRO, un programma di investimenti, un programma, scusate, di prestiti speciali a tassi dell'1% per un valore appunto superiore ai 1.000 miliardi di euro, di cui le banche italiane beneficiarono per 250 miliardi di euro, quindi assolutamente una cifra non indifferente. Ma né questo né l'attuale QE, il famigerato quantitative easing di cui avrete sentito parlare negli ultimi mesi, che è appunto un ennesimo programma di aiuti alle banche, hanno impedito la discesa dei tassi di interesse. Dicevamo, né il primo programma né questo secondo programma hanno impedito la discesa dei tassi di interesse, che è un chiaro segno di depressione economica grave, tassi che sono diventati addirittura negativi in diversi paesi europei. I tassi di interesse sono negativi, cioè io porto in banca o chiedo un prestito di 1.000 euro e dovrò restituirne meno al termine del prestito, oppure nel caso anche di depositi. Allora, questa situazione è estremamente nuova. E i media non ne parlano, non ne vogliono parlare perché appunto è una situazione sconosciuta, piena di incognite molto preoccupanti e che sono preoccupanti, non lo dice solo Luca Ciarrocca, ma lo dice uno dei maggiori esperti internazionali, un funzionario della Banca Internazionale dei Regolamenti, Claudio Borio, che ha scritto nero su bianco che se si continuerà a procedere su questo cammino che non ha precedenti,
quindi non abbiamo storia, non abbiamo esperienza, i confini tecnici, economici, giuridici e persino politici verranno senz'altro messi alla prova. Ora, questo è un linguaggio molto diplomatico, molto forbito, molto attento, ma che rivela in realtà un'enorme preoccupazione. Claudio Borio dice: attenzione, qui stiamo rischiando grosso, non abbiamo esperienza, non abbiamo fatti passati, trascorsi che ci possano predire quelli che saranno gli scenari futuri, e quindi la situazione è veramente molto preoccupante. Quindi siamo in una situazione in cui le politiche monetarie aggressive delle banche centrali hanno sì salvato l'economia mondiale dal disastro, ma siamo sicuri che non ne stiano causando un altro di ben peggiori proporzioni? Si chiede l'autore. La trappola della liquidità in cui ci troviamo non fa ripartire gli investimenti privati, e a questo si aggiunge il paradosso che non stiamo sfruttando questo livello di bassissimi tassi di interesse per coprire il deficit di infrastrutture, quindi strade, aeroporti, porti, ferrovie, eccetera, dei grandi paesi, che è uno degli impieghi con il più alto rendimento atteso. Altra manovra di Draghi è stata poi quella di introdurre l'SSM, il Single Supervisory Mechanism, che è un meccanismo che permette alla BCE adesso di vigilare direttamente su circa 5.000 banche dell'Eurozona, lasciando invece alle varie banche centrali nazionali il compito di vigilare sulle altre banche, che sono quelle più piccole. Quindi adesso la Banca Centrale Europea, a differenza di quello che si faceva fino a poco tempo fa, la Banca Centrale Europea vigila direttamente sulle grandi banche, quelle cosiddette sistemiche o dette anche too big to fail, cioè troppo grandi per fallire, o che comunque il cui fallimento provocherebbe ripercussioni decisamente serie e preoccupanti. Ora l'Italia deve affrontare anche un ulteriore problema legato ad una possibile infrazione sulla gestione dei cosiddetti DTA, che è un altro acronimo inglese che significa Deferred Tax Assets. Per farla breve, è il modo in cui le banche gestiscono gli attivi derivanti dalle imposte anticipate iscritte nei loro bilanci. Ecco, questo l'Unione Europea ha iniziato a dire che forse potrebbe essere un aiuto di Stato, e sta iniziando a raccogliere informazioni. Siamo ancora in una fase informale, però capite che l'allarme è estremamente grave. È intervenuta subito ABI con dei commenti. ABI, ovviamente, Associazione Banche Italiane. Tra le varie cose che ha detto ABI, ovviamente in difesa di come le banche stanno gestendo questi DTA, tra le varie cose che ha detto, una frase ve la voglio riportare, perché detta dal direttore generale dell'ABI, Giovanni Sabatino, è estremamente significativa. Lui dice, virgolettato: se è necessario un intervento della Commissione europea per ristabilire un corretto funzionamento del mercato e una competizione su un terreno di gioco effettivamente livellato, questo avrebbe dovuto essere nel senso di chiedere ai governi la totale armonizzazione delle norme fiscali, delle norme sul diritto penale, dell'economia, delle regole amministrative che oggi ancora rendono incompleto e asimmetrico il quadro normativo. Ecco, anche qui un linguaggio diplomatico, però abbastanza semplice, quindi si capisce. Lui dice in pratica: scusate tanto, facciamo prima un'unione politica ed economica vera e propria e poi ne riparliamo. Quindi che un direttore generale dell'Associazione Bancaria Italiana dica che siamo in presenza di un'Unione Europea inesistente, che è solo monetaria ma non è né fiscale né economica e né delle regole amministrative, la dice lunga. Non si tratta di una dichiarazione di un no global o di un estremista piuttosto particolare, ma ripeto, il direttore generale di ABI. Quanto appena detto riapre comunque l'enorme questione, la complessiva questione degli aiuti di Stato, perché molte altre nazioni hanno concesso tali aiuti alle loro banche in forma più o meno diretta. Parliamo di Austria, ma soprattutto Germania,
Parliamo poi anche di parecchi altri paesi, in particolare Berlino ha aiutato diverse banche, arrivando anche a nazionalizzare la seconda banca commerciale del paese con un'iniezione di 17 miliardi di euro. E fra l'altro c'è anche da dire che le banche tedesche pubbliche, forti delle garanzie appunto derivanti dal fatto di essere pubbliche, si sono avventurate negli anni passati e ancora attualmente in forti investimenti speculativi ad alto rischio e quindi si sono invischiate in praticamente tutte le grandi crisi finanziarie globali e tuttora sono in situazione molto delicata. La famosa Deutsche Bank o Bank che dir si voglia ha una quantità di titoli tossici derivati in pancia che è estremamente pericolosa, per cui sarà un ulteriore problema del futuro. Dicevo che comunque gli aiuti di Stato sono stati un po' sventagliati per i vari paesi, cioè ne hanno beneficiato diverse banche, anche quelle inglesi, quelle spagnole, olandesi, insomma un totale di 700 miliardi di aiuti pubblici alle banche private. Questo negli ultimi anni è il calcolo che fa l'autore Luca Ciarroca, 700 miliardi di aiuti pubblici alle banche private, e qui mi verrebbe da dire, e lo dico a tutti i liberi professionisti, a tutte le PMI, voi quante volte siete stati aiutati dal pubblico nei vostri affari privati? Le banche, appunto private, sappiate, hanno beneficiato di circa 700 miliardi di aiuti negli ultimi anni. L'autore, di questa postfazione conclude dicendo ci vorrebbe una riforma generale delle regole del gioco, ma nessuno ha il coraggio di correggere il capitalismo bancocentrico degenerato ormai dominante. Ecco, questa appunto è la postfazione, e io vi ricordo che molto materiale di approfondimento lo trovate nella mia sezione Finanza Etica, la trovate nei libri appunto che ho riassunto, in altri libri che ho riassunto e sono nella sezione indispensabili, vi lascio il link nel post che scriverò e vi do appuntamento a quello che sarà probabilmente il capitolo finale di questo libro, La Banda d'Italia, per le prossime settimane. Ciao a tutti.